Bella giornata. Scarpiera. Hop. Oggi ragazzi un video un po' diverso. Facciamo un bel tour del nostro viaggino. È il Piaggio Porter del 95 su cui viaggiamo da quasi 2 mesi. Viaggino per gli amici, Viaggio, viaggio all'anagrafe. Siamo Angela e Paolo e siamo in viaggio dal gennaio 2018. Viaggiamo con un budget di 10 euro a testa al giorno. Dopo 2 anni in Asia con lo zaino e 1 anno in macchina in America, abbiamo comprato un minivan. Ora, a bordo di Biagio, andremo verso Oriente. Cominciamo a parlare delle dimensioni del viaggino, perché le dimensioni contano. Allora, in realtà ci siamo accorti che nei video Biagio sembra molto più grande di quello che poi in realtà è, no? Sì, un po' perché la camera che usiamo allarga abbastanza. Ma anche perché siamo riusciti a sfruttare bene proprio tutti gli spazi. In realtà è molto piccolino. Allora, per esempio, larghezza, questo è 1,40 m. 1,40 m all'esterno, all'interno diventano sì. 1,20 m vivibili. Sì. Ecco. Sto abbracciando tutto. Mentre la lunghezza 3,40 m, 3,40 m, però la cosa interessante del Piaggio Porter è che essendo il motore posizionato sotto i sedili, la parte del cofano davanti non c'è. Quindi vedete che è tagliato così, c'ha proprio questa faccina simpatica, perché proprio qui davanti non c'è il motore. Per quanto riguarda invece l'altezza, siamo a 1,90 m. 1,90 m. Sono 1,70 m. 1,70 m, e mancano quei 20 centimetri. Esatto, da terra. Da terra. In realtà poi lo spazio interno è ovviamente molto più basso, perché si deve calcolare lo spazio delle ruote. E lo spazio vivibile invece internamente è di 1,90 m. Esattamente come un letto. 1,20 m. Questo è come si presenta il viaggino oggi all'interno. Quando noi l'abbiamo acquistato aveva già una struttura che però poi abbiamo un po' modificato, ma soprattutto abbiamo aggiunto il pavimento. Si tratta di un parquet a incastro che è perfettamente rimovibile e appoggia su un tappeto sotto, che era quello di serie del Porter, che fa già da isolamento rispetto all'esterno. Il parquet si può rimuovere anche perché in questa zona c'è la batteria del Porter. Per quanto riguarda il soffitto, abbiamo utilizzato un pannello molto sottile come questo, che si può tranquillamente curvare e ci permette di perdere meno spazio possibile, perché segue perfettamente tutta la sagoma del tetto del Porter. E in più abbiamo aggiunto questo pannello, si vede qui sotto, e è praticamente questo, un pannello isolante che isola quindi tra interno e esterno. Lo stesso materiale che abbiamo utilizzato sotto il soffitto l'abbiamo utilizzato anche per creare questi pannelli. Sia di qua che dall'altro lato abbiamo creato dei pannelli che sono piuttosto stabili, anche se sono attaccati con delle calamite, quindi possiamo rimuovere in qualunque momento, e sono formati da 2 strati di Reflectix con uno strato di cartone in mezzo. In più abbiamo altri pannelli che utilizziamo invece mobili e mettiamo soltanto la sera prima di dormire sul vetro dietro e sugli altri 2 vetri davanti. Questi qui, che sono un po' più fissi, invece abbiamo deciso anche di lasciarli sempre e decorarli con dei mandala indiani che ci ricordano un po' quello che è stato il nostro viaggio e anche qual è la direzione di questo viaggio, cioè verso est. Altro lavoro fondamentale che abbiamo fatto è stato oscurare i vetri, questo vetro laterale, l'altro vetro laterale, e abbiamo provato anche a oscurare questo senza successo. Speriamo di farlo prossimamente durante il viaggio, quindi poter oscurare anche il vetro posteriore per avere maggiore privacy, ma anche una copertura in più. Esatto, tra l'altro tutti i video che riguardano questo inizio di camperizzazione, ma tutta la camperizzazione in generale, sono sul nostro canale.
qua. Hopla. Benvenuti a bordo, a casa del Biagino. Allora ragazzi, la struttura quando abbiamo acquistato Biagio era già presente, ma l'abbiamo un po' modificata e adattata a quelle che poi erano le nostre esigenze. Sì, ecco, la struttura questa, la struttura bassa, mentre questo mobiletto non c'era, come anche questa struttura sopra le teste dei due, del guidatore e del passeggero. Allora, la struttura, quella che era già presente, è fatta in alluminio, quindi ha una base molto leggera, e sopra ci sono questi pannelli di legno che sono alti 2 cm e sono forati. La cosa particolare, molto utile, è il fatto che tutti questi pannelli si possono sollevare. Aspetta che li prendo. Ecco gli strutel! Lascia qua adesso! Si possono sollevare, quindi si accede più facilmente a tutto quello che c'è sotto. Abbiamo anche fatto noi i cuscini, che abbiamo completamente rivestito con questo materiale che si può aprire, quindi togliere e lavare, e sono alti circa 7 cm e sono gli stessi che usiamo anche quando poi andiamo a creare tutta la struttura del letto. Questo è anche il nostro materasso e niente, è abbastanza comodo, stiamo perfettamente. Molto bene. Poi per quanto riguarda quello che c'è sotto la struttura, a parte questo che è interessante, questa oltre ad essere la nostra scarpiera, super comodissima veramente, perché quando ci si sveglia... Per il lancio ciabatte. È proprio perfetta. Poi noi dormiamo con la testa dall'altro lato, quindi diciamo che questa zona la teniamo in fondo. Ed è super comodissima quando chiaramente usciamo. Questa è la scarpiera, ma che diventa anche, quando si sposta la parte con le scarpe, anche un tavolino. Si può tranquillamente fare colazione appoggiando le cose su questo tavolino. Diventa anche una struttura esterna a cui magari possiamo appoggiare l'acqua se dobbiamo lavare qualcosa, quindi è molto pratica. Ecco. Andiamo a vedere invece che cosa c'è sotto la struttura. La struttura è alta 35 cm, che sono sufficienti per far stare tutti i contenitori e tutte le cose di cui abbiamo bisogno. I contenitori li abbiamo praticamente riciclati tutti quanti. Ci sono questi colorati, 2 e 2, 4, e poi tutti quei contenitori che abbiamo ricevuto in dono. Dalla fruttivendola di Verdello. Che ringraziamo. Sì. Queste sono delle cassette della frutta che stava buttando via, quindi abbiamo chiesto se potevamo prenderle. Le abbiamo lavate, sistemate, e abbiamo messo una base sotto, una base che permette plastica, appunto, di avere una base un po' più solida. Queste invece sono delle cassette che avevamo nella nostra casa ancora prima di partire, quindi prima del 2018, quindi tutte cose che già avevamo, abbiamo recuperato, e che sono molto pratiche perché ci permettono di organizzare bene gli spazi sotto la struttura. Facciamo una mini premessa: ecco, noi portiamo con noi in viaggio le cose fondamentali. Non c'è niente qui dentro che noi effettivamente non utilizziamo, noi utilizziamo tutto quanto. E andiamo a vedere che cosa abbiamo portato con noi. Cominciamo da questi contenitori colorati. Questo all'ingresso ha praticamente tutta roba elettrica, elettronica, quindi caricatori, il regolatore di carica dei pannelli solari, varie cavi, robe, fili, cavi, cose, fili, comunque, di tutto. A portata di mano, che si possono trovare subito. Dietro invece, nell'altro sessione, ci sono cose che si utilizziamo ma non proprio tutti i giorni. Dei che tessuti che sono avanzati. Esatto, quando abbiamo fatto le tende, taglia capelli. Fondamentale. Il keyway, quindi tutte cose da avere, pratiche, però che non usiamo tutti i giorni. Quindi può rimanere anche un po' più dietro. Esatto, perché adesso andiamo a rimetterlo al suo posto, incastrato a posto. Per quanto riguarda invece il nostro armadio, è diviso in due parti. Questa parte, che è la parte invernale, quindi abbiamo tutte le cose più pesanti ma anche più ingombranti, no? Come i giubbetti piuttosto che i pile, quindi vestiti un po' più pesanti. Diciamo che è la parte che speriamo di usare meno possibile. Esattamente. Invece qui dietro abbiamo quella che usiamo tutti i giorni, quindi con le magliette, i pantaloni più leggeri, in questa sacca c'è la biancheria. È organizzato tutto qui, quello sotto il mio, quello sopra quello di Paolo, e invece qui al contrario, quello sopra il mio, quello sopra, perché abbiamo invertito. Così. Comunque è molto pratico perché possiamo sia toglierlo di là che da dietro, ma anche appunto alzando la struttura abbiamo accesso, quindi questa è la parte più pratica. Poi sempre qua, sotto la struttura, abbiamo invece questi cestini, quindi roba di cucina, delle pentole che usiamo poco in realtà, quello che riguarda la doccia, il bagno, che magari entreremo più nel dettaglio più tardi. E questo che cos'è, Angela? Questo che cos'è? Anche questo ne parleremo più avanti nel video, perché invece andrei da questo lato.
questo lato, dove invece abbiamo quello che riguarda la cucina. Quindi tutto abbiamo il cibo, la dispensa di cibo qui e qui sotto. È molto pratica e comoda, c'è un sacco di spazio. Sembrano basse queste scatole, ma in realtà ci sta davvero tantissima roba. Qui ci sono le cose, diciamo, di scorta, quindi sì, non so, il sale, lo zucchero, la pasta, eccetera, eccetera. Sì. Qui sopra invece le cose che utilizziamo di più. So, l'olio, la marmellata per la mattina. E adesso Angela, io vado dall'altro lato, okay, così vediamo l'ultimo pezzetto. Hop, hop, hop. Eccoci qua. Qui sotto invece abbiamo proprio la cucina, adesso una delle due cucine, una delle in due realtà, perché ne abbiamo due, e uno dei contenitori dell'acqua, che è quello più piccolo, questo da 5 litri. Litri che usiamo più pratico, e poi questo che è una sorta di frigorifero, diciamo. Allora, ecco, non è nostra intenzione, ecco, viaggiare né al super caldo né al super freddo, quindi per ora non abbiamo bisogno di un vero e proprio frigorifero, però poi vedremo col tempo che cosa fare. Eventualmente spazio per un frigo lo possiamo tranquillamente trovare, però adesso in questo momento non è una priorità. Veniamo al pezzo forte di questa struttura, la parte che noi adoriamo di più, che è questo mobile, che è stato fatto completamente su misura da un falegname, Renato, che salutiamo. Ciao Renato. Salutiamo. Ciao Renato. È fatto su misura e praticamente ha questa bellissima cosa che con questi ganci si apre e diventa anche un tavolo. Quindi abbiamo questo piano d'appoggio che possiamo utilizzare anche come scrivania per lavorare. Vedete, tovagliette sempre in tinta, anche queste prese da casa. E le cose qua, ci sono le cose più importanti, no? Per fare il caffè la mattina, per sì, fare le rapide, cose più veloci. Scatoletta comodissima dove abbiamo tutte le posate. Tutte le posate. Allora, non abbiamo moltissime cose, ma abbiamo proprio quello che ci serve. Abbiamo, per dare dei numeri, 4 forchette, 4 coltelli, 4 cucchiai, 4 cucchiaini. E poi abbiamo un pelacarote, delle forbici, un colino per il caffè la mattina. Insomma, abbiamo proprio lo stretto necessario. Qua abbiamo piatti piani, piatti fondi, una insalatiera, l'unica, tra l'altro, padella che abbiamo. Qui per fare, questo il caffè, per fare il caffè la mattina, e abbiamo due bicchieri e l'imbuto per travasare l'acqua, il detergente per i piatti e basta. E delle scatole così in cui teniamo, non so, ad esempio qui ci sono dei cracker e i melograni perché è stagione e ci sono tantissime piante, ancora del tè. Tè come se piovesse, tè, Anna. Sì, soprattutto tè alla menta. A me piace molto il tè, quindi quando fa un po' magari più freschetto la sera ci beviamo un nostro bel tè. Ci avete detto in tanti che queste catene sono troppo leggerine, in effetti evitiamo di mettere tanti pesi qui. Quando invece vogliamo mettere qualcosa di un po' più pesante, abbiamo una gamba che adesso Angela prenderà. Eccola qui, abbiamo la gamba che sistemiamo qui sotto con uno straccettino. Pom. Vai con la gamba. E a quel punto possiamo veramente mettere tutto ciò che vogliamo qui sopra. Quindi anche cucinare qui, ma questa gamba è nata anche per un altro motivo, in realtà, un'altra funzione, perché c'è una parte della struttura del letto, che adesso teniamo qui dietro, che si può utilizzare qui aggiungendo la gamba, diventa praticamente un tavolo allungato. Anche per quanto riguarda la costruzione di questo mobiletto, se siete magari interessati alla camperizzazione o altro, trovate tutti i video in cui facciamo vedere passo passo come abbiamo realizzato tutto. Qui, ultima cosa, c'è tutto ciò che riguarda il bagno. Esatto, però prima direi facciamoci un caffè, cosa dici? Dai! Con tutti i fornelli che abbiamo. Questo fornelletto è un nuovo arrivo in Biagino. Esatto, perché quando siamo partiti avevamo preso solo questa super cucina. Sì. È comoda, ma un po' ingombrante. Sì, è molto comoda perché comunque lo spazio per cucinare, il piano, è molto più largo rispetto a quello. Però è proprio pesante, è più pesante, anche la fiamma che fa è molto grande, quindi anche il consumo di gas è molto più alto. Siccome funzionano tutte con delle bombolette, cerchiamo delle soluzioni che comunque consumino il meno possibile, anche perché l'uso che ne facciamo non è moltissimo, nel senso che stiamo viaggiando in paesi in cui mangiare fuori è una delle cose principali, una delle carte più belle. E certe volte è anche più economico, esatto, rispetto che fare a cucinare da soli. Caffè sul fuoco. Ecco, c'è da dire che le cartucce
di entrambe le cucine sono a butano, solo che queste, di questa cucinetta più piccolina, sono veramente super facili da trovare e super economiche. Sì, queste le abbiamo trovate persino dal benzinaio e costano tra 1 euro e 2 euro massimo. Per quanto riguarda le altre invece, a parte che sono più difficili da reperire, ma siamo tra i 3 e i 7 euro di costi, quelle che abbiamo trovato nei negozi, quindi decisamente più care. Però volevo farti notare questo, il tovagliolino che viene direttamente dal Giappone, perché quello che abbiamo cercato di portare dentro viaggio sono un po' tutti i nostri viaggi, no? Le nostre avventure, quindi abbiamo tovagliolino del Giappone, qui abbiamo questo portacontenitore del Perù che ha dentro le bamboline portafortuna del Guatemala. Lì in fondo la tenda indonesiana di tempi veramente... Sì, che abbiamo comprato su una spiaggia in Indonesia e che ci permette appunto di fare da divisorio tra quello che c'è davanti e dietro. Essendo scura filtra anche un po' la luce, ma soprattutto è pratica perché ci basta spostarla per passare poi davanti. Il caffè si è trasformato in tè alla menta intanto. Che profumino di menta che c'è. Comunque, parlando di tende, abbiamo recuperato a casa delle bacchette per le tende, quelle che hanno dentro le molle e che quindi fanno pressione sui lati, sono agganciate con dei ganci. Eccole qua, queste sono quelle dietro. Abbiamo le tendine sia dietro, qui. Angela, non ti vedo più! Eccomi, anche dal lato di là, per chiudere di là. E poi da questo lato, dove adesso abbiamo un pannello dietro, oscurante, però quando farà magari un po' più caldo possiamo toglierlo e tenere solo le tendine. Insomma, siamo completamente tendati. Sotto la struttura abbiamo anche spazio per questa bella batteria. Batteria al litio, che ci ha fornito Litio Store. Trovate un video dedicato su questa batteria. Sono 100 ampere di batteria al litio. E all'interno di questo box c'è anche l'inverter e... Ecco qua come la utilizziamo, la mettiamo su on, accendiamo tutto quanto e poi riusciamo a caricare sia tramite ingressi USB oppure tramite due accendisigari, ingressi con accendisigari. Di qua oltretutto c'è un ingresso invece per la 220, quindi è veramente una soluzione ottima. Con 100 ampere riusciamo praticamente ad essere autonomi per 10 giorni. Prima di ricaricare, la ricarichiamo sia con l'alternatore della macchina sia con i pannelli solari. Trovate tutte le informazioni in descrizione, abbiamo addirittura uno sconto per quanto riguarda l'acquisto di batteria e pannelli solari. Adesso però è arrivato il momento di passare all'azione. Passiamo all'azione, creiamo il letto per la notte. Ok, immaginatevi Angela seduta qui, in questa posizione. Angela seduta così. Io invece sono qui. Mi alzo, per quanto ci si possa alzare. Sposto semplicemente questo asse. Voilà, è già creato. Sembra un po' Vanna Marchi in questo momento. Esatto. Poi posizioniamo tutti i materassi come si deve. Cuscini. Io già a questo punto posso adagiarmi tranquillamente di qua, mentre Angela è ancora ferma. La seduta comoda, tranquilla. A quel punto Angela cosa fa? Prende questa parte, che è l'ultimo pezzo mancante del puzzle. Si va a incastrare dove si deve incastrare perfettamente. E questo è l'ultimo pezzo. Questo è una cosa che facciamo assolutamente tutti i giorni. Sì. E piano piano abbiamo scoperto che è anche facile e veloce da fare. Magari le prime volte, insomma, dobbiamo prenderci un po' la mano. Ci si incastra un po'. Ecco qua. A questo punto il letto è fatto. Poi lo copriamo con un coprimaterasso e ci si può sdraiare, si sta comodi. Noi abbiamo provato a dormire da entrambi i lati, quindi sia con la testa da questo lato che con la testa dall'altro lato, però al momento siamo più comodi con la testa da questo lato. Abbiamo due cuscini, un cuscino qui e un cuscino qui, e questa è la coperta che stiamo utilizzando al momento, che anche con 2-3 gradi di notte ci ha tenuto perfettamente al caldo, veramente vicini allo zero, e sì, ha funzionato comunque. La cosa più pratica è che poi di giorno possiamo tranquillamente arrotolarla e metterla là in fondo, quindi non occupa nessuno spazio. Diventa, anzi, quando uno, ecco, magari durante il giorno, no? Quando ancora la struttura è normale, nella posizione di Angela,
si può anche stare qua e appoggiarsi sulla coperta, leggere un libro o fare video, eccetera, eccetera. Si può fare tranquillamente tutto anche quando la struttura è chiusa. Adesso che è aperta, invece, avevo tutto lo spazio del mondo per stare in due, perché lo spazio, vedete, è sufficiente anche per un'altra persona. Qui, questo è il mio posticino, e tra l'altro la cosa più comoda è che possiamo anche stare seduti sul letto, che può sembrare una banalità, ma dopo aver vissuto un anno dentro una macchina non è affatto scontato potersi sedere tranquillamente e alzare la mattina. Ricordiamo le dimensioni interne, 1,90, infatti ci sto tranquillamente, vedete, sono completamente stirato completamente. 1,90 la lunghezza e 1,20 la larghezza. Ah, chiaramente sì, abbiamo questo mobiletto, però Angela vi spiegherà, perché lei dorme da questo lato, come si trova Angela. Ma io mi trovo benissimo, perché comunque riesco a stare tranquillamente qui sotto, quindi sotto il mobiletto da questo lato, senza picchiare la testa o altro, anzi super comodo, e mi avanza anche un pezzettino di qua, perché in realtà è una piazza e mezzo, ma è molto molto largo, molto comodo, e ci stiamo tranquillamente. Lì sotto spesso mettiamo magari gli zaini, le cose importanti che vogliamo tenere con noi durante la notte. Esatto. Adesso affrontiamo una delle questioni più discusse per chi vive in un minivan così piccolo che non ha ovviamente lo spazio per avere un bagno interno o una doccia. Noi però per il bagno abbiamo due opzioni. La prima, beh, sono i bagni pubblici, che sono diffusissimi, oppure la natura. La natura! La seconda invece, che è un'opzione che teniamo più d'emergenza, e è questa. Eccola qua, eccola qua. Leggera, pratica ed economica. Abbiamo trovato questa soluzione, che è praticamente un secchio che è riadattato a bagno. È un secchio, ragazzi, è un secchio con seduta. Come funziona? La verità, ecco, quante volte l'abbiamo usato in 2 mesi? Una volta sola. Ed è stata un'emergenza. Sì. Allora, abbiamo 2 contenitori in realtà, oltre al secchio, questo. Ecco, che è per i liquidi. Per i liquidi e quello per i solidi. Ma in realtà noi questo non lo usiamo così, nel senso che andiamo a mettere dentro questo secchio un bel sacchetto, un bel sacchetto, e anche due, ecco. Sì, per sicurezza. E poi una volta fatti i propri bisogni si chiude il sacchetto e spazzatura. Questo invece no, viene usato così al naturale, perché sono liquidi e quindi via nella natura. Nella natura, perché non c'è dentro niente, non c'è chimico, non c'è niente, è proprio solo organico, diciamo, quindi si può mettere tutto nella natura. È una soluzione che è leggera e comoda, e soprattutto, a parte il costo, è completamente organica, quindi non si usano sostanze chimiche, non si butta niente nella natura di chimico. Per quanto riguarda invece la natura vera e propria, c'è ecco il famoso cacca kit, c'è ancora con noi, che è venuto con noi, cacca kit con palettina e salviettine e tutto quanto. A dire la verità, l'utilizzo migliore principale che abbiamo fatto di questo secchio è lavare i panni, perché quindi ci sta di tutto, è bello capiente, e sì, l'abbiamo usato principalmente per quello attualmente. Questione doccia. Allora, la questione doccia, abbiamo 2 alternative. Allora, abbiamo questo tubo, che era praticamente già installato quando abbiamo comprato il biagino. È un tubo che può contenere 10 litri e qui abbiamo l'uscita, è una canna che poi possiamo far arrivare qui dietro per fare la doccia. In realtà lo troviamo abbastanza scomodo, perché non abbiamo tantissima libertà di movimento, quindi l'unico posto che possiamo utilizzare per fare la doccia eventualmente è questo qua. Oltretutto abbiamo avuto un po' di problematiche per quanto riguarda le perdite, quindi per ora utilizziamo una soluzione un pochino più pratica, ecco, e più testata, sì, nel senso che è la stessa soluzione che usavamo anche negli Stati Uniti e in Messico quando viaggiavamo in macchina, che è la nostra sacca della doccia, che abbiamo già messo a scaldare qui davanti. Ecco qua, la nostra sacca della doccia preferita. Praticamente è nera, quindi si scalda, attira il calore, l'acqua si scalda qui dentro, e poi c'è il tubo con il rubinetto per aprire e chiudere. In realtà è praticamente la stessa cosa, perché è un contenitore, sì, di acqua con una canna che esce, solo che questo si può chiudere, non occupa nessuno spazio, si può spostare proprio dove si vuole.
E infatti noi abbiamo trovato il modo perfetto per fare la doccia, che è creare una sorta di tendata dove anche la, se si posiziona esattamente a metà del tendaggio che creeremo usando e andrà a coprire tutto quanto. Sono quelle per il tendalino, le usiamo con una tenda, abbiamo tutto lo spazio qui, quindi possiamo mettere la sacca qui sopra e farci la doccia. Ecco qui la tenda montata. Allora, non è bellissima anche perché per il vento si sta spostando un po'. Comunque è molto pratica. Dentro c'è un Paolo che si sta facendo la doccia, che però non faremo vedere. Ci siamo ispirati un po' alle tende che facevamo da bambini. Esatto. Quelle tende un po' come così. Come coperte, un po' così. Però comunque, funziona. Brutta ma funzionale. Brut ma bu. Facciamo un giro in cabina di pilotaggio. Cabina di pilotaggio molto decorata, abbiamo le tre palle del Guatemala, una chiappa sogni. E poi questo coprivolante coccinellato, speriamo ci porti fortuna in questo viaggio. Magari parliamo un po' di qualcosa di un po' più tecnico su questo Piaggio Porter del 95. Ha un motore 1000, benzina, 3 cilindri, è molto semplice per quanto riguarda l'elettronica ed è un po'... questo il motivo per cui ci siamo abbiamo scelto di prendere una macchina un po' più vecchia, perché appunto più semplice magari da gestire per quanto riguarda i problemi meccanici che si possono avere. Altro punto di forza è che il motore è Daihatsu, essendo Daihatsu si possono trovare facilmente i ricambi un po' dappertutto, ecco, non soltanto in Italia. Questa versione del Piaggio Porter, cioè il van finestrato, è praticamente rarissima perché non è più in produzione, quindi di biagini ce ne sono in giro davvero pochi. Questi, vedete, questo van con tutto finestrato, sono un po' adesso introvabili. Esatto, ha una portata di 700 kg, per cui è studiato appunto per portare dei pesi e ha trazione posteriore. L'abbiamo comprato con 121.500 km e fa 17 km con un litro. La parte qui davanti, molto anni 90 diciamo, c'è il riscaldamento, ovviamente non c'è l'aria condizionata su questo mezzo, però il riscaldamento funziona perfettamente. I finestrini davanti sono elettrici. E questo è un grande plus. Esatto, invece dietro ai finestrini, ma soltanto manuali ovviamente. E niente, qui c'è la radio, ma abbiamo tolto la radio per evitare problemi, non si sa mai. Ma la domanda qual è? La domanda è: perché così piccolo? Perché? Sì, perché la cosa che colpisce di più di questo mini minivan sono appunto le sue dimensioni, che sono molto molto ridotte, ma per noi rappresenta un po' lo stile del nostro viaggio, no? Quello di mangiare con poco, leggeri, e ci permette poi di arrivare ovunque, anche nelle stradine più strette dei centri città, che sono la parte che ci piace di più esplorare nel mondo. E poi cosa da non sottovalutare assolutamente? Cioè, l'abbiamo visto e abbiamo detto, no, cioè, è bellissimo. Fa sorridere e ce ne accorgiamo, più andiamo avanti a viaggiare, più ci accorgiamo che le persone quando lo vedono sorridono, si fermano, ci salutano, chiedono, perché fa sorridere, quindi non c'è cosa più bella di un van che faccia sorridere. Sì, perché comunque oltre alle questioni tecniche, la potenza, i consumi, eccetera, eccetera, poi c'è un fattore proprio estetico e anche di feeling, no? Quindi noi ci siamo un po' innamorati e dovevamo assolutamente viaggiare con lui. Noi ci mangiamo una bella pasta adesso, speriamo che questo super tour sia stato abbastanza esaustivo, che non ci siano altri dubbi. In caso... scriveteci pure nei commenti, vi aspettiamo nei commenti con curiosità e altre domande. Il viaggio continua, non finisce qui, noi andiamo, il viaggio vuole andare, vuole vedere più posti possibile, noi insieme a lui ovviamente. Quindi ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere tutte le prossime novità e mandiamo un super abbraccione di gruppo. Alla prossima! Ciao!